Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Nick e Giù. Oggi dove ci stiamo dirigendo? Stiamo dirigendo a Figurine Forever FiguCon 2023, fiera delle figurine carta. Che abbiamo già fatto un video nell'edizione di ottobre e ora andiamo a vedere novità, fare scambi, faremo di tutto e di più oggi. Vamos! Vamos ragazzi! Bene ragazzi, siamo dentro. C'è tanta gente. Tanta gente che non ci aspettavamo. C'è anche l'aria sul buco. Divertiamoci, vai, andiamo a caccia. Ragazzi, ma c'è una cosa pazzesca. Guardate Formula 1. Il grande Ayrton Senna. Ragazzi, subbuteo gigante. Tanto un ragazzo ci ha fermato che ci ha riconosciuto. E lo salutiamo. Ragazzi, non avete idea dei collezionisti che ci sono. E adesso invece combatto senza caschetto e con dei guanti piccoli. In più ci sono molte più riprese da dilettante, ci sono 3 riprese, e da professionista partono da 4 riprese, un totale di 12, quindi sono cambiati anche gli allenamenti. Ragazzi, questa è la campionessa italiana di giorno, quindi ci vuole molto più impegno, ma è molto più bello, molto più riflessivo come tipo di box. Giochi da tavolo, troviamo di tutto e di più. Giochi da tavolo, figurine, carte, tutto. Grande Davide Astore, ragazzi. Mi fa veramente piacere essere qui oggi, dopo 54 anni da una figurina, che direi che è anche un record, non solo un accidente. C'è di tutto e di più, di tutto e di più. I personaggi che hanno fatto la storia Leon. Del calcio, Minecraft, che sono stati con i cuori bellissimi di noi. Cosa dire, tanta gente così merita veramente un grande rispetto, perché si torna ad essere in un contesto in cui non si dice. Basta ragazzi, qua ci sono dei lotti di tutti i tipi, di qualsiasi tipo, Dragon Ball. Ragazzi, proviamo qualcosa di interessante. Paperino, eh? Era glaciato. Lo so, però il diverso vinto. Ma che malloppo di Cetax. Potete venire anche all'interno, qua rivedete. Ah, queste sono le Lamin Card dell'anno scorso. 161, guarda le Lamin Card, quello che sto dicendo io però dell'anno scorso. Un saluto ai miei contro te, guarda. Miei contro te. Tieni, tieni. Non c'è attacco. Trovato qualcosa lì? Sì, Fortnite. Fortnite. Qual è stato un po' il ritorno di questi figurine all'avuto che tu hai pensato? Noi non venivamo avvisati, noi facevamo parte di una. Ragazzi, guardate cosa abbiamo alle nostre spalle.
Cos'è? La mascotte di Qatar 2022. La mascotte dei mondiali venuti dall'Argentina, ragazzi. Proseguiamo? Proseguiamo. C'era pure Scudetto, è uno dei luoghi santo che c'è pure di vera. No, a me mi è arrivato ragazzi, Baggio Maradona. Pensi che è la prima volta che hai visto per fare le parole penne. Ragazzi, ricordiamo gioca su Butula. Sì. Troppo forte. Per fare gol, non devi sparare la linea qua per fare gol. Lì. Per tirare. Io non ci passo più qua. No, non devi dare così, devi fare così qua. Così. Bene ragazzi, stiamo facendo gli scambi, dell'Adrenalina. Dove siamo arrivati? All'Inter. No, Verona. Aspetta. Verona, ci manca Lazovic. Vediamo, vediamo se c'è, vediamo. 47. Sì, c'è, vamos. Lazovic. 97, 94. Ora lo segniamo e proseguiamo, proseguiamo. Spogliamo? C'è roba storica. Intanto vi diciamo che abbiamo finito gli scambi dell'Adrenalina e abbiamo preso un bel po'. Iron Man, che abbiamo anche acquistato una bustina di Iron Man che presto spacchetteremo o in un prossimo video o in uno short. Allora il Pinguscon arriva al Jansi Quick. Esatto, come state sentendo, sta per iniziare un quiz in cui chi indovina la figurina vince qualcosa. Riusciremo? Noi partecipiamo. Facci il tifo. Sono giochi un po' abbastanza semplici. Principalmente per i bambini, ma possono dire anche gli adulti, chiaramente, dove si devono indovinare le figurine dei calciatori, degli animali e dei dipinti. Qua invece sono stati bambini pronti. Andiamo? Andiamo a partecipare. Calcio, chiaramente, così diamo un po' la mano, vedo che qua siete molto preparati sulla materia e anche sugli animali in via di estinzione, quindi dovete indovinare appunto chi sono i vari animali. Bene, passiamo subito col primo concorrente che è... Ah, non ha finito. Un applauso a Valentina Neri. Valentina Neri è argentino, dai, ha giocato anche nella Roma, dai. Pastore. Esatto, Pastore. Lui un po' di suspense, non è che dici esatto. Pastore, vai, sì, è venuto in mente, esatto. Guarda. Ha vinto la postina. Grazie. Grazie ragazzi. Ragazzi, tutti gli almanacchi, i calciatori. E ragazzi, ecco il nostro bottino. Vai. Di questo Figucon. Allora abbiamo due bellissimi, diciamo, starter pack, sì, dell'album degli Artonauti e dei Cucciolotti. Cucciolotti. Per Stefan. Poi abbiamo. Poi abbiamo. Un lotto di 34 card dei Dalton. Dei Dalton. Bellissima. Come sapete, sera, abbiamo fatto il cosplay insieme a Key Luke. Sì. Poi abbiamo un pacchetto di bustine di card Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Due pacchetti di figurine di Iron Man 3. Iron Man 3. Un lot di 44 figurine di Fortnite. In cui noi giochiamo, vi porteremo magari un video, un gameplay. Una bustina dei calciatori che abbiamo vinto al quiz che avete visto, avete prima, visto poco fa. E poi abbiamo della Tops Hero Attacks, Hero Attacks, che non sono le Match Attacks ma sono le Hero Attacks. Le Hero Attacks nella Tops sono tedesche, dalla scritta dietro. Bene, penso, ragazzi, quindi questo qua è poi altre due postine. Ci abbiamo fatto lo short, esatto, bene, nel giorno precedente. Ok ragazzi, prima però di continuare
vi ricordiamo che tutti questi, questi articoli li apriremo nei shorts. Sì. Quindi tipo le borsie di Iron, i calciatori, le Hero Attacks e Captain Tsubasa. Quindi, okay, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdere più gli shorts. Ok. Bene ragazzi, per questo FigoCon 2023 è tutto. La giornata è stata movimentata, bella, abbiamo giocato, scambi, abbiamo fatto acquisti. L'importante è che ci siamo divertiti, che vi siete divertiti voi a guardare questo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like al video e seguirci sui social, link in descrizione. Attivate la campanellina se non volete perdere niente. Esatto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.